Non mi pare ci siano persone che non riescano a votare, quindi dichiaro chiusa la votazione. 362 favorevoli, 3 contrari, la Camera approva. Articolo 26. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Latronico. Qualcun altro? Mi pare che abbiano votato tutti. No, Tartaglione. Tartaglione ha votato. A questo punto direi di chiudere la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 322 favorevoli, 112 contrari, la Camera approva. Articolo 27, se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Lo Monte, Latronico. Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 314 favorevoli, 124 contrari. La Camera approva. Dovremmo passare ora all'articolo 28. Poiché tuttavia tale ultimo articolo reca la copertura finanziaria dell'intero provvedimento, si dovrà procedere al suo accantonamento, tenuto conto che sono stati già accantonati diversi articoli ed emendamenti in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio. A questo punto l'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani e lo svolgimento degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno è rinviato alla seduta di domani, se non ci sono obiezioni. Comunico che il collega Paolo Beni è stato colpito da un grave lutto, la perdita della madre. Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire l'espressione della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Comunico che in data 9 giugno 2015 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione di un vicepresidente e è risultato eletto il senatore Albert Lanies. Richiesta di parola per interventi di fine seduta abbiamo il deputato Arturo Scotto. Prego.